Domenica prossima l'incontro sul futuro degli ospedali di Sapri e Polla, organizzato dal Comitato di Lotta. Cresima negata, a Domignano la comunità si divide. Sapri saluta il vigile del sorriso, Vito Furgione. A Vallo di Diano presentato il libro del presidente della Fondazione Grande Lucania, Franco Castiello. Turismo, il Parco del Cilento sbarca in Norvegia, ad Ascea un corso per disoccupati. Nuova edizione del TG7, ben ritrovati a tutti. Apriamo con la sanità. Torniamo a parlare della delicata situazione in cui versano gli ospedali di Sapri e di Polla. Domenica prossima, nell'auditorium comunale della città della Spigolatrice, si terrà un incontro a cui parteciperanno, tra gli altri, il presidente della Commissione Sanità al Senato, Pierpaolo Sileri, ma anche, notizia dell'ultima ora, il consigliere regionale di maggioranza del Partito Democratico, Franco Piccarone. Vediamo. Ancora incertezze sul futuro degli ospedali di Sapri e Polla. Il Comitato di Lotta a Difesa del Plesso dell'Immacolata ha organizzato per domenica 10 marzo, a partire dalle 10.30, nell'auditorium comunale Giuseppe Cesarino della città della Spigolatrice, un incontro dibattito dal titolo Cronaca di una chiusura annunciata, sul tema appunto della messa in sicurezza del Luigi Curto e dell'Immacolata in relazione all'adozione del piano sanitario regionale. Nei mesi scorsi i due presidi sanitari hanno rischiato di perdere i punti nascita, mantenuti ma solo temporaneamente dopo una lunga battaglia ed una serie di manifestazioni di piazza. All'incontro in auditorium saranno presenti il presidente della Commissione Sanità al Senato, Pierpaolo Sileri, il senatore Franco Castiello del Movimento 5 Stelle, i sindaci di Sapri, Antonio Gentile, di Polla, Rocco Giuliano, oltre ai loro colleghi dei comuni del comprensorio e i rappresentanti di CGL, CISL e UIL. Il summit inizialmente era previsto per sabato 2 marzo, ma è stato rinviato proprio per l'assenza di Sileri causa impegni istituzionali. Prevista domenica anche la presenza di una delegazione del governo regionale campano, della direzione sanitaria dell'ospedale di Sapri e dell'ASL di Salerno, oltre al vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Antonio De Luca e le associazioni di categoria. Tutti i cittadini sono chiamati a partecipare, sottolinea il portavoce del Comitato di Lotta in difesa dell'ospedale di Sapri, Luciano De Geronimo, affinché, prosegue, con la nostra lotta si riesca ad arrivare ad una rimodulazione per i nostri ospedali, individuati quali idea di primo livello per la messa in sicurezza e per la funzionalità e crescita futura insistenti in zone già ampiamente disagiate. La cronaca ora con un'operazione scattata all'alba di oggi a Sapri, un'operazione dei carabinieri agli arresti domiciliari. È finito un 63enne del posto per detenzione illecita di droga. Un 63enne di Sapri, Elio Ricciardi, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, è stato arrestato nelle prime ore del mattino dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della locale compagnia, guidati dal capitano Matteo Calcagnile, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari, in collaborazione con le unità del nucleo cinofili di Sarno, hanno fatto irruzione all'interno dell'appartamento di Ricciardi per effettuare una perquisizione. Gli uomini della Benemerita hanno ritrovato circa 72 grammi di hashish suddiviso in 18 dosi, pronte ad essere immesse sulle piazze di spaccio del Golfo di Policastro. Il merito della riuscita dell'operazione va al fiuto determinante dei due pastori tedeschi, Olli e Nino, che sono riusciti a far rinvenire la sostanza stupefacente occultata in una cavità del muro dietro il battiscopa, nascosta dietro la lavatrice e sul balcone sotto delle tegole del tetto. Il 63enne saprese è stato arrestato per il reato di detenzione illecita di stupefacenti e condotto presso la privata abitazione in regime degli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Lagonegro in attesa di comparire davanti al giudice per l'udienza di convalida. La droga è stata sequestrata assieme ad un bilancino elettronico e da circa 300 euro ricavo dell'attività di spaccio. Ha diviso l'opinione pubblica la vicenda di Emilia Lettieri, una signora di Omignano alla quale il parroco della chiesa di Sant'Antonio di Padova, Don Luigi, avrebbe impedito, poiché convivente, di far da madrina di cresima ad una ragazza del paese. La nostra Carmela Santi, qualche ora fa, ha raccolto in giro per Omignano le impressioni e le opinioni della gente al riguardo. Ascoltiamo. Vai in chiesa, frequenta? Ma parliamo di chi?
Don Luigi, il prete, lei va in Sì, io ci chiesa? vado in chiesa. Tutte le domeniche accompagno mia figlia. Per Ecco, com'è Don Luigi? me è un buon parroco, fa il parroco, è un sacerdote che fa appunto il suo dovere, il suo mestiere, e per quanto mi concerne lo fa per bene. Condivide la posizione di Don Luigi? Io non condivido lei, Don Luigi è strano, non condivide mai niente. Può lasciare libera scelta a quello che vogliono fare. Non è giusto secondo me. Secondo lei, quindi ha ragione Emilia? Eh Sì. sì, eh? Ma lei è diomignano? Va in chiesa, conosce Don Luigi? Sì, che lo conosco. Com'è? Non vado sempre in chiesa. No, no, è bravo. Secondo me è bravo, però non è giusto. Ma io non lo so perché qua decide la Bibbia. La Bibbia, quello che dice la Bibbia, Don Luigi si attiene, non lo so se la può fare o non la può fare. Che volete che dico io? Perché non è che sono un prete. Mi sembra giusto. Eh? Non sono un prete, loro sanno, Don Luigi sa quello che. E che devo dire io, capito? Praticamente la Chiesa si attiene alle regole che tiene. E se dice che la deve fare, la matrina la fa. Se lo dice che non la deve fare, non la fa. Sono loro che decidono ormai. I preti. No, non è così. Penso che è così. Quindi non condivide questa polemica di Emilia? No, no, sono tutte cose fra di loro, poi non lo so. Io non è che sono tanto praticante della Chiesa. Però dico io, se c'è uno statuto, se c'è qualche cosa nella Chiesa, e se loro si attengono, ora se un prete dice sì, e un altro dice no. Sono loro che devono capire queste cose qua. Ma Luigi fa quello che vuole, lui comanda la Chiesa. Comanda tutto lui, fa quello che In vuole. chiesa sì, fuori no, non ci facciamo fare niente, al di fuori, a chiesa comanda lui, Grazie, giusto? grazie. E Don Luigi da quanti anni sta omignando? Ma mi sembra che sia stata 15-20 anni, di preciso non lo so, perché a chiesa frequento pochissimo, per alcune occasioni e ogni tanto magari ci vado pure a messa, ma così lontano. Perché i preti, ecco, fanno quello che vogliono. Condividi la posizione di Don Luigi, di No, Emilia? no, assolutamente, quella di Emilia. Quella di Emilia? Sì. Quando hai appreso la notizia, che cosa hai pensato? Ma già si sapeva comunque Don Luigi come la pensa. Non è la prima volta che si sentono questi casi, queste storie. Beh, dopo l'intervista che ci ha rilasciato ieri, davvero sui social è esplosa questa notizia, tanti messaggi pro e contro. La comunità si è divisa, però dobbiamo dire che molte sono le persone che hanno apprezzato il suo intervento. Sì, ringrazio tutti per essersi e non coalizzati con me. Voglio leggere un messaggio che fa parte di una ragazza che non dirò il nome, ma che mi ha commosso molto e sono contenta di lottare anche per lei. Ed è questo, ho appena letto l'articolo e visto il video, ieri poi me ne dimenticai. Brava, brava, complimenti. Ho sempre pensato fossi un fenomeno con le palle, ma l'hai dimostrato nuovamente dando voce a uno dei più grandi problemi di questa comunità. Indirettamente ho ricevuto lo stesso trattamento per essere una ragazza madre. Purtroppo, come la maggior parte dei nostri concittadini, mi sono semplicemente allontanata dalla Chiesa, non denunciando la cosa. L'omertà di questo paese colpisce tutti, anche me. Perciò ti dico grazie, grazie per aver portato alla luce le ingiustizie che tu, io e molti altri hanno dovuto subire gratuitamente. Grande Emilia, grande donna. E voglio dire grande te, perché nonostante sei una ragazza madre, sei una persona grande, grande, grande. Te dico, perché non volete ascoltarmi? Lotterò, non mi fermerò qui. Ecco, beh. Tanti, come dire, le persone che gli hanno esternato la propria posizione in merito alla sua vicenda. Da parte di Don Luigi? Niente, non si è fatto sentire, o meglio, si è fatto sentire chiamando il padre della Cresimante, ma non so che cosa gli abbia detto perché so che non è andato. Questo. Lei andrà avanti. Sempre. E il 9 marzo sarò in prima linea in chiesa. Non farò storie per rispetto ai ragazzi che si cresimano, ma sarò lì.
Cambiamo argomento, si svolgeranno oggi alle 16 nella chiesa parrocchiale dell'Immacolata di Sapri i funerali di Vito Furgione, il vigile buono, esempio positivo di altruismo e per anni punto di riferimento per i cittadini e conforto per gli ammalati ricoverati nell'ospedale dell'Immacolata. Furgione, che era stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica per meriti sul lavoro, si è spento ieri mattina proprio all'interno della struttura sanitaria pubblica affacciata sul Golfo di Policastro. Sapri si prepara a salutare per l'ultima volta il vigile del sorriso. Vito Furgione si è spento ieri mattina nel reparto di rianimazione dell'ospedale dell'Immacolata dopo una lunga malattia. Autoritario solo nel portamento e dai modi affabili e gentili, Furgione ha rappresentato per anni, da agente della polizia locale, un punto di riferimento per residenti e turisti della città della Spigolatrice. Mai una parola fuori posto. Furgione, dopo il pensionamento, ha voluto proseguire in questa sua missione per gli altri, visitando quotidianamente i reparti dell'ospedale Saprese e tutti gli ammalati, dando loro aiuto, ma anche solo parole di conforto, sorrisi, un semplice saluto o un come stai. Per il suo impegno nel lavoro e verso gli altri, il vigile del sorriso era stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro. Un altro bel capitolo della storia di Sapri che si chiude definitivamente oggi pomeriggio con i funerali che verranno celebrati alle 16 nella chiesa parrocchiale dell'Immacolata in Piazza Plebiscito. Anche noi della redazione del TG7 ci uniamo al dolore della famiglia Furgione. Il comune di Vallo della Lucania ha deciso di annullare la terza edizione di Storie di Donne, l'evento che da 2 anni a questa parte dedica alle donne in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Questo in segno di lutto per la scomparsa di Luigina Palladino, la vediamo nella foto. La giornata dell'8 marzo, sottolinea l'assessore delle pari opportunità del comune vallese Jenny De Cesare, la trascorreremo in silenzio e nel ricordo della nostra grande collaboratrice ed amica. Luigina. Spostiamoci nel Vallo di Diano e precisamente a Teggiano, dove nella suggestiva location della Santissima Pietà è stato presentato Il fascino del mito, libro scritto dal presidente della Fondazione Grande Lucania, Franco Castiello. Con il senatore Franco Castiello, presidente della Fondazione Grande Lucania, il fascino del mito raccontato in una location molto fascinosa. Le rifrazioni dei miti di Ovidio sono notevolissime non solo nelle arti figurative ma nella musica. Abbiamo capolavori come l'Euridice, Orfeo Euridice di Gluck, opere di Strauss, opere di tanti tanti autori che si sono ispirati anche in tempi recenti, contemporanei, ai miti ovidiani. Sono dei miti intramondabili e quindi noi li abbiamo collegati, per quanto riguarda le rifrazioni nelle arti figurative, a un genio cilentano che è Paolo De Matteis, il quale conosceva a memoria le metamorfosi di Ovidio e da esse ha tratto ispirazione per tanti bellissimi quadri che sono nei più importanti musei del mondo. Ricorre un anniversario importante che è il bimillenario della morte di Ovidio e quindi era, diciamo, doveroso occuparsi di un personaggio così importante per quanto riguarda tutta la cultura occidentale. La cultura occidentale trova nelle metamorfosi di Ovidio un pilastro, veramente un sostegno formidabile e siamo anche stati molto fortunati noi posteri perché in un momento di depressione dovuto all'esilio impostogli da Augusto, Ovidio distrusse il manoscritto. Per fortuna ne aveva una copia un amico e questo ha consentito di salvare per l'umanità uno dei capolavori più importanti, più riusciti, più eccellenti
di tutta quanta la cultura occidentale. E le metamorfosi sono esse stesse un mito, un racconto dove la poesia si mescola alla musica, perché gli esametri ovidiani sono di quanto più musicale ci possa essere. E sono un insieme di fiabe, di racconti che colpiscono tanto i piccoli quanto gli adulti, ma direi soprattutto gli adulti, che hanno bisogno di queste fiabe, e soprattutto in un mondo come il nostro, tecnologicamente avanzato ma arido. Cambiamo ancora argomento. Franco Ortolani, docente universitario ordinario di geologia e direttore del Dipartimento di Pianificazione e Scienze del Territorio della Federico II di Napoli, ha raggiunto nel weekend Marina di Camerota per tenere alcune lezioni ai ragazzi del corso di guide ambientali escursionistiche promosso dall'assessorato comunale alla cultura. Dopo le lezioni in aula, il docente si è recato, assieme alle future guide, all'assessore Teresa Esposito e alla docente Aiga Vienna Camarota, in prossimità degli scogli della spiaggia della Calanca, per raccontare ai presenti cosa aveva scoperto negli anni 90, cosa Ortolani aveva scoperto naturalmente insieme agli archeologi che a quel tempo lavoravano a Velia. Si tratta di una meravigliosa cava greca dove si estraevano pietre per la costruzione della Porta Rosa a Velia, risalente al IV secolo a.C. Ed ora restiamo in un certo qual modo nel territorio comunale di Velia, quindi ad Ascea, dove ha preso il via un corso di formazione in operatore di marketing culturale di turismo integrato, corso riservato a giovani disoccupati del territorio. Vediamo. Partito ad Ascea, un corso di formazione gratuito per operatore di marketing culturale di turismo integrato. Patrocinato dal comune e finanziato da Formatemp, il corso è frequentato da 15 giovani disoccupati e si svolge presso lo storico Palazzo De Dominicis Ricci. Il corso di formazione, della durata di 200 ore e con lezioni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, si prefigge l'obiettivo di formare figure professionali capaci di occuparsi della progettazione del marketing relativo ad un'offerta turistica integrata, ed è guidato dalla consulente Nuovi Turismi Fernanda Ruggero e da altri 9 docenti. Il mondo è cambiato, afferma il sindaco di Ascea Pietro D'Angiolillo, e bisogna cambiare cultura nell'affrontare il problema dell'occupazione giovanile. I giovani devono seguire le proprie inclinazioni e la propria idea progettuale, fare formazione e poi, prosegue il primo cittadino di Ascea, devono avere il coraggio di osare e scendere in campo. Le amministrazioni non devono umiliare i giovani suggerendogli un lavoro, ma devono affiancarli ed aiutarli nel percorso da loro tracciato, sostenendo e dando più forza alla loro formazione e progettualità. E questo, conclude D'Angiolillo, intende fare la mia amministrazione. Italia e Norvegia insieme per l'ambiente grazie ad un importante accordo di collaborazione siglato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Un weekend all'insegna dell'ambiente, della natura e della collaborazione tra Italia e Norvegia. Uno a due giorni in cui il presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni, Tommaso Pellegrino, accompagnato dal direttore Romano Gregorio, ha firmato ad Oslo uno storico ed importante accordo di collaborazione con il Parco Nazionale Itre Valer, il Parco delle Balene, primo parco marino norvegese, alla presenza del ministro dell'Ambiente Sergio Costa e dell'ambasciatore italiano in Norvegia Alberto Colella. Con grande orgoglio e con grande piacere abbiamo partecipato alla delegazione del Ministero dell'Ambiente, grazie al ministro Sergio Costa, che ha voluto il primo parco d'Italia plastic free in questa importante e bella iniziativa qui in Norvegia, dove abbiamo oggi inaugurato la prima ambasciata plastic free al mondo, e quindi un perfetto connubio con il Parco Nazionale del Cilento Valle degli Alburni, e dove ieri abbiamo sottoscritto un importante e storico accordo con il Parco di Itre Valer, cioè il Parco delle Balene, primo parco marino norvegese, e siamo particolarmente contenti perché andiamo nella direzione fortemente voluta dal ministro Costa, cioè di internazionalizzare i nostri parchi, le nostre aree protette, per fare quegli scambi importanti di buone pratiche, e devo dire è stato particolarmente utile e significativo questo incontro. Quindi veramente un ministro dell'ambiente che si apre all'Europa, che si apre quindi a quelle eccellenze, a quelle realtà importanti. D'altra parte anche l'incontro con il ministro dell'ambiente è stato un momento particolarmente utile rispetto
rispetto alle buone pratiche norvegesi, e devo dire che ancora una volta la dimostrazione che l'ambiente in Italia oggi è un tema centrale e dove grazie al ministro Costa c'è una grande sensibilità, una nuova grande stagione per l'ambientalismo italiano. Oggi anche io sono estremamente soddisfatto a nome mio come ministro, ma a nome di tutto il governo italiano, perché abbiamo fatto appunto due belle cose assieme. Ieri io ho cofirmato il primo gemellaggio per il paese Italia tra un parco nazionale italiano e un parco nazionale norvegese. Sappiamo come la Norvegia ha tutta una storia, una tradizione nella tutela dell'ambiente, e quindi è importante che questi due parchi nazionali si incontrino, colloquino, facciano scambi formativi, culturali, informativi e principalmente ambientali. Così come è stato importante oggi vedersi ad Oslo, qui nella capitale norvegese, con il ministro dell'ambiente norvegese e fare il punto della situazione sulle prospettive ambientali che si aprono nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Camminare insieme tra paesi amici come la Norvegia e come l'Italia significa prendere le migliori pratiche dell'uno e le migliori pratiche dell'altro per poter poi applicarle rispettivamente sul proprio territorio. Ho trovato grande disponibilità nel popolo norvegese, c'è una grande disponibilità nel popolo italiano. Adesso camminiamo insieme, parchi nazionali italiani, parchi nazionali norvegesi, governo italiano, governo norvegese, principalmente per tutelare l'ambiente, perché l'ambiente di tutti e l'universalità dell'ambiente significa che è qualcosa che ci aiuta veramente a tutelare il pianeta. Riprendono gli appuntamenti della pizzeria da zero di Vallo della Lucania, protagonista un pizzaiolo cilentano doc che dopo un'importante esperienza in Toscana ritorna nella sua terra d'origine proponendo delle vere e proprie contaminazioni creative. Nel corso della serata una raccolta di fondi per acquistare un telescopio astronomico da posizionare sull'antica torre normanna di Novi Velia. Sotto il segno di Da Zero in Friends sono ripresi gli appuntamenti della pizzeria di Da Zero presso la sede di Vallo della Lucania. Il primo evento di qualche giorno fa ha ospitato Marco Fierro, un figlio cilentano doc, che è tornato nella sua terra d'origine portando con sé un'importante esperienza maturata in Toscana, dove è diventato capo pizzaiolo della pizzeria Mercato Centrale a Firenze. L'appuntamento di Vallo è stata una festa per celebrare la dieta mediterranea associata alla pizza, un prodotto assolutamente conviviale che può nelle giuste mani diventare una pietanza salutare dalla forte impronta territoriale. Tema della serata le contaminazioni creative che fanno della pizza una testimonial della dieta mediterranea. Partner della serata, insieme ai produttori di Da Zero, anche gli amici dell'associazione Noi Cilento di Novi Velia. La collaborazione nasce dalla volontà di raccontare i borghi del Cilento e prodotti che ne rappresentano l'identità più profonda, come la mozzarella nella mortella. Quindi vabbè, lo chiederemo poi ai partecipanti. Quali sono le pizze che proponi stasera? Perché hanno anche un nome che ricorda il tuo affetto per questa terra. Sì, allora una l'abbiamo chiamata d'Angellara ed è fatta con un pomodoro giallo, con l'aggiunta del pomodorino di Rofrano, la bufala e una salsiccia piccante sempre cilentana. Ora non conosco i nomi dei produttori perché me l'hanno appunto suggerita i ragazzi di Da Zero, e una cacio ricotta di capra. L'altra invece l'abbiamo chiamata Magnifico Cilento ed è con la mozzarella nella mortella, la soppressata di Joy e un formaggio fresco sempre di Casalvelino, se non sbaglio, del produttore di Casalvelino, e con l'aggiunta di un po' di scaglie di tartufo, giusto per dare un'impronta diversa alla pizza. A questo si aggiunge anche un altro dettaglio. Nella prima serata e in un'altra che si terrà a Milano a fine marzo saranno raccolti dei fondi per acquistare un telescopio astronomico da posizionare sull'antica torre normanna che domina il borgo di Novi. La serata a Milano naturalmente sarà ospitata dalla pizzeria Da Zero. Due serate, una a Vallo della Lucania e l'altra a Milano, ma un ritorno particolare per quest'estate. Che cosa accade? Che cosa fa Da Zero a Novi Velia?
Sì, da questi due appuntamenti, quello di stasera e quello del 24 marzo a Milano in Via dell'Orso, faremo sì che il comune di Novi Velia possa avere un telescopio astronomico che verrà posizionato sulla torre Normanna che domina il borgo del paese. Da lì si potrà ammirare la volta celeste e si avrà la possibilità di ammirare quello che è il panorama che si vede dalla torre. Quindi questo sarà un regalo di Da Zero che poi sarà un oggetto per arricchire gli appuntamenti estivi di Novi. E non solo, ma ci sono anche altre cose in ballo, se non sbaglio, con coinvolgimento anche di un importante astronomo, che quindi immaginate anche un convegno e altro, sempre a Novi Velia? Sì, questa è una cosa che ci rende molto, molto orgogliosi, poter donare un telescopio al comune di Novi e quindi dare un segno concreto della nostra presenza nel Cilento. Sicuramente poi al posizionamento di questo telescopio sarà affiancato un evento che immaginiamo sarà molto, molto bello. E vi ricordo che nella terza parte del nostro telegiornale vi proporremo uno speciale su questa iniziativa targata Da Zero and Friends. L'istituto alberghiero Hansel Keys di Vallo Scalo e Castelnuovo Cilento prosegue il suo giro del mondo per condividere gli insegnamenti della dieta mediterranea. Prossima tappa sarà la Columbia. Un gruppo di studenti guidati da due docenti sarà ospite di un'importante struttura alberghiera a Cartagena grazie alla disponibilità del console italiano Pietro a Brescia. Gli alunni del Keys saranno impegnati non solo nelle attività di stage, parte integrante del percorso scolastico, ma soprattutto protagonisti di alcune giornate a tema, preparando pietanze che hanno reso famosa la nostra cucina nel mondo. Nato in Siberia da padre polacco e madre russa, Janusz River ha 82 anni ma non li dimostra affatto. Il ciclo viaggiatore più celebre al mondo ha pedalato per le regioni del centro-sud Italia e ovunque l'hanno accolto legioni di curiosi e rappresentanti degli enti locali. E domenica scorsa è arrivato, come vedete dalle foto, anche a Sapri presso la sede comunale ed ha immediatamente stabilito dei contatti con il comune. Lo vediamo assieme al sindaco Antonio Gentile e dal presidente della Proloco Giuseppe Avagliano. Le sue uniche richieste: un piatto caldo ed un posto dove passare la notte. Subito trovato per lui un alloggio, Janusz ha lasciato nelle scorse ore la città della Spigolatrice per proseguire il suo viaggio da Guinness dei primati. E con questa notizia si chiude la prima parte del nostro TG. Alcuni suggerimenti commerciali per voi, ci ritroveremo tra poco.